Amici e amiche carissime, bentornati, benvenuti, ben ritrovati in questa nuova puntata del ciclo di Catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Siamo giunti con l'aiuto del Signore alla puntata numero 42 e siamo poco più che a metà dell'opera, chi lo sa questo termine record di Catechesi, insomma con questo podcast, con questo ciclo di catechesi. Bene, passiamo subito, siamo al termine innanzitutto della splendida giornata dedicata alla festa del Sacro Cuore, a cui, ecco, festeggiata certamente nella mattinata di domani, perché poi la sera saremo già nel clima della messa prefestiva, ma domani sappiamo bene che è la giornata del Cuore Immacolato di Maria, che è da festeggiare insieme al Cuore Santissimo di Gesù. Ecco, quindi speriamo che questa la condivisione di questa sera possa essere un aiuto, magari, insomma, per celebrare meglio anche questa importante ricorrenza e anche la meditazione, speriamo, di domani mattina al piccolo momento di preghiera mariano sulla Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, ecco, possa essere anch'essa uno sprone, un aiuto per vivere bene questo giorno. Ecco, domani grande giornata in onore di Maria Santissima, in attesa del trionfo del suo cuore immacolato e, ahimè, anche molto molto addolorato, sperando che trovi in molti di noi non soltanto dei veri devoti e degli amici, degli amanti, ma anche dei consolatori, così come il cuore di Gesù che cerca consolazione e riparazione da chi ha compreso il suo amore e ricambia e vuole ricambiare il suo amore. La volta scorsa abbiamo visto il fondamento della maternità spirituale di Maria nella sezione dedicata alla figura appunto di Maria Madre della Chiesa, dentro cui ci troviamo dentro l'ampia sezione dedicata alle singolari funzioni di Maria in connessione col mistero della Chiesa. Dopo aver visto il fondamento, che è soprattutto nei brani biblici del Vangelo di San Giovanni, capitolo 19, Maria sotto la croce, e la donna vestita di sole dell'Apocalisse, ora veniamo a considerare, seguendo il testo, le conseguenze della maternità spirituale di Maria, cioè il fatto che la Madonna sia madre spirituale nell'ordine della grazia di tutti noi, cosa ha significato per lei e per noi. Allora, cominciamo la lettura di questo quarto paragrafo, che comincia con queste parole. Maria Santissima è per tutti i suoi figli una madre impareggiabile, unica, ideale, insieme e reale. Ella, secondo un'espressione di San Pietro, è una madre che più dolce non l'ha neppure il cielo. Prima sottosezione, la madre di misericordia. La nota dominante del suo cuore materno è la misericordia. E qui ci prepariamo a uno dei passi molto molto belli di Maria Santissima. L'Evangelo, paragrafo 574.13. Tu perdoneresti sempre, sei tanto buona, ma è anche necessaria la giustizia, osserva durante un colloquio che qui vediamo preso già nel suo vivo Maria Salome, che appunto con altre discepole si rivolge a Maria Santissima. È necessaria, ma buon per noi che è più grande la misericordia, dice ancora Maria Maddalena. Tu lo puoi dire, ma Maria, risponde Giovanna, Maria non vuole che perdono, anche se essa di perdono non ha bisogno. Non è vero, Maria? Dice Susanna. E Maria risponde, non vorrei che perdono, sì, quello solo. Essere cattivi deve essere già un terribile soffrire. Sospira nel dirlo. Ma tu perdoneresti proprio a tutti, a tutti. Sarebbe giusto poi farlo. Vi sono gli ostinati nel male, che sciupano ogni perdono col deriderlo come debolezza, dice Marta. Io, risponde Maria,
perdonerei. Per me perdonerei. Non per stoltezza, ma perché vedo ogni anima come un pargolo più o meno buono, come un figlio. Una madre sempre perdona, anche se dice giustizia vuole un giusto castigo. Oh, se una madre potesse morire per generare un cuore nuovo, buono, al figlio malvagio, credete voi che non lo farebbe? Ma non si può. Vi sono cuori che respingono ogni aiuto. E io penso che anche ad essi la pietà deve dare perdono. Perché già tanto è il peso che hanno sul cuore, delle loro colpe, del rigore di Dio. Oh, perdoniamo i colpevoli. E volesse Dio accogliere il nostro assoluto perdono per diminuire il loro debito. Ora, questo è uno dei brani che, a leggerlo con calma in certi ambienti, non si può leggerlo, se lo si legge con calma e veramente facendolo nostro, credo, senza commuoversi un po' e senza versare qualche lacrima, perché è un brano da cui traspare proprio la straordinaria bontà e proprio bontà materna di Maria Santissima. Con tutte quante le motivazioni, se io non vorrei che perdono, quindi se dipendesse dalla Madonna, esisterebbe solo la misericordia. Dice, anche se razionalmente, io direi, insomma, giustizia vuole un giusto castigo, ma per me misericordia. Perché? Non soltanto perché è una madre, ma perché, e questo sia un monito per tutti noi anche, mi raccomando, essere cattivi deve essere già un terribile soffrire. E i cattivi, che sembra che sono la banda degli allegri spensierati, che se la ridono e si sberleffano di quelli che giudicano come stolti perché sono buoni, non è quello che sembra. Loro stanno già in un peso insopportabile, perché la colpa, lo stare non in grazia di Dio, il male, per chi lo commette, è fonte di male. Quindi sta male chi lo fa. Uno. Quindi c'è un peso oggettivo la colpa, e c'è un peso ancora più grande, il rigore di Dio. Perché la Madonna è solo misericordia, ma Dio no. Pure questo mettiamocelo bene in testa, perché Dio è misericordia ma anche giustizia. E su questo proprio, quindi la Madonna, come dire, fa il suo lavoro, se mi si passa, insomma, questo termine che è bruttarello, insomma, no? Fa quello che Dio vuole che faccia, perché Dio vuole che la Madonna sia così. Ecco, ma cioè, Dio fa il suo, ecco, perché in Dio misericordia e giustizia sono nient'altro che due aspetti che si compenetrano e complementano a vicenda. Quindi tutti quanti gli attributi sono uno in realtà, perché sono tutte quante proprietà che sono riconducibili all'unità della sua divina essenza, no? Però è importante comprendere questo, perché, capito, un'anima mariana, ecco che qui molte anime, insomma, che pensano di essere, o vogliono essere sinceramente, o a volte presumono di essere, dicono di essere mariane, su questo punto si devono confrontare. Attenzione che essere misericordiosi non vuol dire non dire qual è il bene, qual è il male, qual è il vero e qual è il falso, assolutamente, né tantomeno rinunciare a condannare il male o a, come dire, sbugiardare la falsità come falsità. Non è questo. Ma attenzione, un conto è il male, un conto è il malvagio. Sono due cose distinte. Gesù nel Vangelo non dice di non opporsi al male, ma Gesù dice, io vi dico di non opporvi al malvagio.
anzi, se un nemico ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia, no? Qualche giorno fa c'era questo brano nel Vangelo, no? Poi sapete che io registro le omelie feriali, le carico su YouTube e poi insomma c'è sempre il lavoro di controllo, di revisione dei commenti, e in questi lavori insomma veramente molto molto impegnativi anche sui social, grazie a Dio mi aiutano un pochino di collaboratori, però ecco i commenti che si suscitano, cioè qui Gesù dice: io vi dico di non opporvi al malvagio, ti piace o non ti piace, sei d'accordo o non sei d'accordo, e cominci a porre 30.000 obiezioni oppure no, e la Madonna fa eco fedele a questo insegnamento di Gesù. Attenzione che non opporsi al malvagio non significa non opporsi al male, eh? Ripeto ad abundantiam, né omettere di denunciare il male come il male, il falso come il falso, e di predicare e di portare avanti il vero come vero, il bene come bene, promuoverlo, custodirlo e difenderlo. Non è questo. Ma come reagiamo verso chi incarna il male, verso chi porta il male o verso chi ci fa del male? Questo è un altro discorso. La persona. Fino a quando una persona si trova sul pianeta Terra, noi dobbiamo sempre pensare, la Madonna questo vede sempre, che è un'anima da salvare ed è un'anima salvabile. Può darsi che sia inconvertibile, ma nessuno di noi lo può sapere. Solo Dio, che conosce anche i cuori e il futuro, sa se la volontà di una persona è così ostinata che non si convertirà mai nemmeno in punto di morte, ma noi questo non lo possiamo sapere. E se vogliamo essere mariani, dobbiamo sempre, perché questo è il fine, avere a cuore la salvezza di tutti. Tra qualche giorno qui, dalle mie parti, ricorrerà la festa di Santa Maria Goretti, patrona principale dell'Agropontino e copatrona di Latina. Santa Maria Goretti, quando prima di morire, tutti quanti credo che sappiamo la storia, insomma, morta a seguito insomma di atti violentissimi, inferti da quel povero ragazzo, che era un povero ragazzo, che cercò di abusare di lei, lei si oppose e la prese a punte ruolate. E quando le chiesero prima di morire se perdonava Alessandro, lei rispose: certo che lo perdono, anzi, io lo voglio accanto a me in paradiso. Attenzione che queste frasi venivano dette da una ragazzina di neanche 12 anni che si era presa, non mi ricordo il numero, ma dovrebbero essere almeno 14 punte ruolate sulla carne, insomma, e ormai in fin di vita, quindi consapevole che l'esito di quelle punte ruolate sarebbe stata la tomba. Non solo lo perdono, ma lo voglio accanto a me in paradiso. Analfabeta Santa Maria Goretti nelle scienze umane, ma sempre con la corona del rosario in mano, e quindi molto alfabetizzata nella scienza divina. Bene, proseguo. Al termine dell'opera valtortiana, Maria Santissima viene con ragione chiamata la martire del perdono, avendo ella generosamente a tutti perdonato i loro delitti, avendo perdonato generosamente perfino a Giuda, il traditore del suo divin figlio. Degna di rilievo la risposta data dalla Vergine a questa poco misericordiosa asserzione di Susanna. E qui attenzione, qui abbiamo un'altra chicca mariana, eh? Degna di rilievo, la frase è questa: io quando vedo qualche disgrazia in un fanciullo dico, buon per me che non ne ho. Sembrerebbe una frase tranquilla, no? La Madonna dibatte. Non lo dire, Susanna, non è carità. Io pure potrei dirlo, perché la mia unica maternità è trascesa dalle leggi naturali. Se Dio non mi avesse voluta vergine, ma non lo dico perché sempre penso
se Dio non mi avesse voluta vergine, forse quel seme sarebbe venuto caduto in me e madre sarei io di questo infelice. E così ho pietà di tutti, perché dico avrebbe potuto essere mio figlio. E come madre vorrei tutti buoni, sani, amati e amabili, perché così desiderano le madri per i figli loro. Risponde dolcemente Maria. E Gesù pare vestirla di luce, tanto la guarda con occhio radioso. È per questo che hai pietà di me, dice l'Iscariota sottovoce. Di tutti, fosse anche dell'assassino del mio figlio, perché penso che sarebbe il più bisognoso di perdono e di amore, perché tutto il mondo lo odierebbe certamente. Donna, dovresti faticare molto a difenderlo, per dargli tempo di convertirsi. Io lo leverei subito di mezzo per il primo, dice Pietro. Io invito a semplicemente a far risuonare, a fare nostre queste parole della più che divina Maria e la reazione di Gesù. Pare di vestirla di luce, tanto la guarda con occhio radioso a queste parole che ha detto. Quando vedo qualche disgrazia in un fanciullo dico buon per me, e la Madonna dice non lo dire, non è carità. Perché? Appunto perché quel figlio avrebbe potuto essere il tuo. Che merito ne hai avuto tu? Che non hai avuto la disgrazia di essere madre, che non so, di un figlio malato, ma non è questo a cui fare riferimento. È un figlio cattivo. E la Madonna dice di se stessa, dice io sono vergine, madre di Dio. Ma che merito ne ho io? Questo è stato un decreto eterno di Dio Santissimo. Perché se non mi avesse fatto immacolata e non mi avesse dato il dono della divina volontà, non mi avesse scelto per questa missione, io sarei stato come tutte le donne ebree e il seme che avrebbe dato alla luce un bambino destinato a diventare un malvagio avrebbe potuto cadere dentro di me e io sarei stata madre di quell'infelice. E che cosa avrei fatto? E così ho pietà di tutti, dice lei, perché avrebbe potuto essere mio figlio. E come madre vorrei tutti buoni, sani, amati e amabili, perché così desiderano le madri per i figli loro. Qui Giuda Iscariote, in uno dei momenti, perché Giuda Iscariote è bellissimo seguirne l'evoluzione attraverso gli scritti della Valtorta, e questo combattimento che ha quest'uomo dentro tra le opposte forze del male e del bene. Ci sono dei momenti in cui si riprendeva che si vede, no? Dice, è per questo che hai pietà di me. Capisce. E la Madonna risponde, certo di tutti, fosse pure dell'assassino del mio figlio, che ce l'aveva davanti. Dice, perché penso che sarebbe il più bisognoso di perdono. Proviamo a pensarci. Povero Giuda, sotto certi punti di vista. Perché tutto il mondo lo odierebbe certamente. Sai quante bestemmie che si è preso Giuda da quel giorno che tradì nostro Signore fino a oggi. È diventato l'immagine del traditore, no? Lo diciamo anche quando Dio non voglia. Abbiamo qualche persona che ci ha tradito, nel poco come nel grande, no? Quello è un Giuda, quello è il mio Giuda, quello è il tuo Giuda. La Madonna ha questo cuore, quindi i suoi devoti o quelli che vogliono dirsi tale devono puntare a diventare simili a questo cuore, il cuore che festeggiamo domani, il cuore immacolato di Maria. Secondo paragrafo, il rifugio
dei peccatori. Qui avremo una sezione lunghissima, prepariamoci a... non so se riusciremo a leggerlo questa sera, perché c'è l'incontro della Madonna con una ex, vogliamo dire, prostituta, sì, meretrice. Allora, c'è prima un passaggio. La sua illuminata misericordia rese la Vergine Santissima il più naturale, il più ovvio rifugio dei peccatori. Gesù un giorno disse a sua madre: com'è dolce essere la madre del Redentore, quando la creatura che viene al Redentore è già una creatura di Dio, una in cui è solo la macchia d'origine, che non può essere lavata altro che da me. Tutte le altre piccole macchie di imperfezione umana le ha lavate l'amore. Ma, dolce madre mia, purissima guida delle anime al tuo figlio, stella santa di orientamento, maestra soave di santi, pietosa nutrice dei minimi, salutare cura degli infermi, non sempre a te verranno queste creature che non ripugnano alla santità, ma lebbre, orrori, lezzo, groviglio di serpi intorno ad immonde cose strisceranno fino ai tuoi piedi, o regina del genere umano, per gridarti: pietà, soccorrici, portaci al tuo figlio. E dovrai mettere questa tua mano di candore sulle piaghe, chinarti coi tuoi sguardi di colomba paradisiaca sulle deformità infernali, aspirare il lezzo del peccato e non fuggire, ma anzi raccoglierti sul cuore questi mutilati da Satana, questi aborti, questi putridumi, e lavarli col pianto e portarli a me. E allora dirai: com'è difficile essere la madre del Redentore, ma tu lo farai, perché sei la madre. Io bacio e benedico queste due mani dalle quali verranno a me tante creature. Ed ognuna sarà una mia gloria, ma prima che mia sarà una tua gloria, Madre Santa. Il rifugio dei peccatori. Nessuno abbia mai paura di andare dalla Madonna, perché la Madonna veramente questo è. Gesù gliel'ha detto e lei è fedelissima. Si china su tutte quante le più grandi piaghe, infermità, miserie, sulle anime veramente mutilate, bellissima questa espressione da Satana, e le aiuta nel loro cammino di conversione, senza respingerle. Quindi tutti dobbiamo prendere esempio da questo, se mi posso permettere. Io credo che dalla lettura di queste cose i pastori, anche io certamente, avrebbero senz'altro molto su cui meditare, tipo di contatto da avere con le persone, con le anime, nei confronti delle quali l'unica cosa possibile è, l'unico atteggiamento raccomandabile è cercare di fare il possibile, senza repulsioni, senza ribrezzi, senza schifi, senza giudizi, per accoglierle e riportarle al Signore. Se c'è una cosa che proprio che la Madonna, proprio non è, su cui la Madonna proprio certamente è d'accordo, è fare di tutto, dice San Paolo, pur di salvarne qualcuno. Assolutamente lasciando a Dio giudizi di eventuali condanne o sentenze definitive di questo genere, come è giusto, doveroso e opportuno fare. Allora, qui c'è una sezione molto lunga, adesso io non vorrei appesantire troppo la puntata, cioè abbiamo ancora una ventina di minuti. Questo è un racconto molto molto bello, però è molto molto edificante. È una storia di morte,
che sulle ginocchia della Madonna si trasforma in alba di una nuova vita e di risurrezione. Proseguo la lettura. È impressionante la materna delicata finezza con cui la Vergine accolse a Nazareth una meretrice siracusana chiamata Aglae. Costei di sera si presenta alla Vergine e dice: ho bisogno che ora la pietà mi apra le braccia. E la pietà sei tu. E piange. Entra dunque e dimmi: hai detto abbastanza perché io comprenda che sei una infelice, ma chi sei? Non lo so ancora. Il tuo nome, sorella? Oh, no, non sorella, io non ti posso essere sorella. Tu sei la madre del bene, io sono il male. E piange sempre più forte sotto il suo manto calato a nasconderla tutta. Qui io leggo, facciamo soltanto delle piccole notazioni, l'umiltà e la delicatezza di Maria. Il tuo nome, sorella. E questa, vedete come cioè, se la Madonna ci insegnasse i suoi modi anche nel rapportarsi con le persone, così pieni di delicatezza, di empatia, di amore. Ci vorrebbero queste cose, io lo dico anche da sacerdote, mi ci specchio e mi dico anche, se io fossi sempre capace di essere così, chissà quante anime in più si avvicinerebbero insomma al Signore, perché quando una persona si sente amata punto e basta. È la prima forma di evangelizzazione ed anche la più efficace. Bene, andiamo avanti. Maria posa la lucerna su un sedile, prende la mano della sconosciuta inginocchiata sulla soglia, la obbliga ad alzarsi. Maria non la conosce, io sì, è la velata dell'acqua speciosa. Qui chi ha letto gli scritti di Maria Valtorta sa di cosa si tratta. L'acqua speciosa era un luogo dove, una località così chiamata, dove Gesù sostò per un certo periodo e dove fece le catechesi sui 10 comandamenti. Anche Gesù le ha fatte le catechesi sui 10 comandamenti, soprattutto. E lì c'era questa donna velata che seguiva da nascosto e da lontano, che poi Sant'Andrea Apostolo, nel segreto, avvicinò contattandola e cominciando ad instradarla verso il cammino. Adesso poi ci dirà lei stessa, raccontando la storia, che fine aveva fatto dopo quei giorni all'acqua speciosa. Si alza avvilita, tremante, scossa dal suo pianto e ancora resiste ad entrare dicendo: sono pagana, domina. Per voi ebrei lordura, anche se fossi santa, ma doppia lordura perché sono una meretrice. Se vieni a me, sentite la Madonna, se cerchi il figlio mio attraverso me, non puoi più che essere un cuore che si pente. Questa casa accoglie chi ha nome Dolore, con la D maiuscola, e la tira dentro chiudendo la porta, rimettendo il lume sul tavolo, offrendole un sedile e dicendole: parla. Notare anche quest'altro delicatissimo passaggio. Si umilia questa povera anima e la Madonna la rincuora. Dice: sì, tu puoi essere tutto quello che vuoi, ma se vieni a me cercando mio figlio attraverso di me, non ci verresti se non saresti già una persona che sta già in cammino, quindi stai serena, tranquilla. Anche perché questa casa accoglie chi ha nome Dolore, perché il pentimento è cosa sacrosanta che Dio vuole dal peccatore, Attenzione a non fare, abbiamo parlato di Maria come madre della misericordia, ma non facciamoci mai idee false della misericordia, mai. Di questo che è il primo attributo della divinità e che non deve essere il primo modo per bestemmiarla, la divinità. Mi si perdoni insomma se uso
un'espressione così cruda, ecco. Misericordia è perdonare i peccati a chi li ha riconosciuti come tale e ci piange lacrime di sangue a volte anche sopra, quantomeno lacrime amare, come vedremo che piange questa povera ragazza. Non è certamente la misericordia, ecco, la, come dire, la giustificazione a priori di qualunque peccato che Dio perdonerebbe sempre, dovunque e comunque, sia che ti penti, sia che non ti penti, quasi quasi, non dico dicendoti che hai fatto bene, ma dicendoti come un pacioccone, ma che gli fa, non ti preoccupare, insomma, no? Questa non è misericordia, queste sono tutte date bestemmie, quelle che ho detto, ecco, per, come dire, stigmatizzare in poche parole la falsa concezione della misericordia. Andiamo sempre avanti. Ma la velata non vuole sedere. Un poco curva continua il suo pianto. Maria è davanti a lei, dolce e maestosa. Attende pregando che il pianto si calmi. La vedo pregare con tutto il suo aspetto, per quanto nulla prende a lei forma di preghiera, né le mani, che sempre tengono fra le sue la piccola mano della velata, né le labbra che sono chiuse. Infine il pianto si calma. La velata si asciuga il volto col suo velo e poi dice: eppure non sono venuto da tanto lontano per rimanere ignota. È l'ora della mia redenzione e mi devo denudare per mostrarti di quante piaghe ha coperto il mio cuore. E tu sei una madre e la sua madre. Avrai dunque pietà di me? Sì, figlia. Oh sì, dimmi figlia. Avevo una madre, l'ho abbandonata, mi hanno detto poi che è morta di dolore. Avevo un padre, mi ha maledetta. E dice a quelli della città: non ho più figlia. Il pianto riprende violento. Maria impallidisce di pena, ma ne pone una mano sul capo per confortarla. Attenzione, io devo interrompere in qualche passaggio, perché semplicemente per far notare delle cose che forse sarà anche inutile, perché chi ascolta le avrà certamente notate, no? Però uno, i gesti di Maria, le tiene la mano fra le sue, prega senza farsene accorgere, continuando a tenerle mano nella mano, quanto sono importanti i gesti, no? E uno, due, sì figlia, la chiama figlia, e questo già le smuove e le ravviva una montagna di cose. E qui cominciamo subito a comprendere una cosa. Avevo una madre, l'ho abbandonata, mi hanno detto che è morta di dolore. Le tragedie che sono dietro una vita di peccato. Un padre mi ha maledetta. E dice a quelli della città: non ho più figlia. Queste sono delle cose brutte. Perché purtroppo che succede molte volte? Che una persona comincia a fare un sacco di danni, adesso lo vedremo, per tante brutte circostanze in cui si trova. Poi una volta che ci si trova invischiato, se non trova una mano che gli viene tesa per tirarlo fuori, ci va a finire dentro fino al collo. Con una madre morta di crepacuore, il rimorso per questo, il padre che la maledice, quello era proprio un cocktail micidiale. Andiamo avanti. La velata riprende: non avrò più nessuno che mi chiami figlia. Sì, così, carezzami così come faceva la mamma mia quando ero pura e buona. Lascia che io ti baci questa mano e mi asciughi con essa il pianto. Il mio pianto solo non mi lava. Quanto ho pianto da quando ho capito. Quanto ho pianto da quando ho capito. Prima anche avevo pianto, perché è orrore essere soltanto una carne sfruttata, insultata dall'uomo, ma erano pianti di una bestia malmenata che odia e si rivolta a chi la tortura, e sporcavano sempre più perché cambiavo padrone ma non cambiavo bestialità. Da 8 mesi io piango perché ho capito la mia miseria, il mio marciume, ne sono coperta e satura e ne ho nausea, ma il mio pianto, sempre più cosciente, non mi lava ancora. Si mescola la marciume e non lo leva. Oh madre, asciugami tu dal pianto ed io sarò mondata in modo di poter avvicinare il mio salvatore. Allora vedete la conversione, il pentimento, il pianto di dolore, non il pianto di chi
si sentiva sfruttata e usata come una bestia da quegli animali che le stavano vicino e che quindi certamente provoca delle crisi di pianto, il pianto del pentimento, il pianto del dolore, con la D maiuscola, 8 mesi a piangere i suoi peccati, insomma, e ne sarebbero passati molti altri. Attenzione anche a un altro particolare, dice: io adesso mi devo denudare. La confessione, figlioli miei cari, e adesso qui lei la farà anche dinanzi alla Madonna, anche se la confessione si fa davanti ai sacri ministri, è proprio un denudarsi. E perché la confessione sia fatta bene, bisogna proprio denudarsi. È una cosa che provoca tanta vergogna, specialmente quando si hanno delle cose brutte sulla coscienza, dei grossi scheletri nell'armadio. Si provoca tanta vergogna. Il Papa ce l'ha ricordato tante volte. Abbiamo il coraggio di vergognarci. Nessun problema. Cioè, dobbiamo fare questa penitenza, d'accordo? La penitenza della vergogna, il sacramento della confessione, si chiama anche sacramento della penitenza, perché solo denudarti dinanzi a una persona, per quanto sacro ministro, per quanto buono come deve essere, paterno possa essere, insomma, è un sacrificio non indifferente. Quindi questa ragazza implora l'affetto della Madonna, che in qualche modo le rievochi la mamma perduta e la aiuti a portare a compimento questo processo di conversione, no? La Madonna prende sì, figlia, sì, siedi qui con me e parla con pace, lascia tutto il tuo peso qui su questi miei ginocchi di madre. E Maria si siede, la Madonna come colei che ci fa lasciare i nostri piedi, i nostri pesi sulle sue ginocchia. Ma la velata le scivola i piedi volendo parlarle così, comincia piano. Sono di Siracusa, ho 26 anni, ero figlia di un intendente, direste voi, noi diciamo del procuratore di un grande signore romano, ero figlia unica. Vivevo felice, abitavamo presso la marina nella villa bellissima di cui mio padre era intendente. Ogni tanto veniva il padrone della villa o sua moglie, i figli, ci trattavano bene ed erano buoni con me. Le fanciulle giocavano con me, mia mamma ne era felice, era orgogliosa di me. Ero bella, ero intelligente, tutto mi riusciva facile, ma amavo più le cose frivole delle cose buone. A Siracusa vi è un grande teatro bello, vasto, serve ai giochi e alle commedie. Nelle commedie e tragedie che in esso si danno sono molto usate le mime. Esse sottolineano con le loro mute danze il significato del coro. Questa è tutta tanta storia questa qui, tra l'altro. La velata parla, ricorda, rivede, sogna il passato e piange. Singhiozzi sono le virgole del suo dire. Studiai la danza. E un giorno, la velata piange ancora più forte. Poi si riprende. Ero bella, lo sono, guarda. Sorge in piedi, gettando rapida indietro il velo e lasciando ricadere il mantellone. Si torna a inginocchiare davanti a Maria. Ero bella, per mia sventura, ed ero folle. Quel giorno mi vestii di veli, mi aiutarono le fanciulle e le mie signore che amavano vedermi danzare. Mi incoronai delle rose prese nel giardino e danzai. Ero ebbra di luce, di profumi, del piacere di essere giovane, agile e bella. Danzai e fui vista. Vidi di essere guardata, ma non mi vergognai di apparire nuda al cospetto di due occhi avidi di uomo. Anzi, mi compiacqui di aumentare i miei voli, il compiacimento di essere ammirata mi metteva veramente reali. E fu la mia rovina. 3 giorni dopo rimasi sola perché i padroni erano tornati per tornare nella loro patrizia dimora di Roma, ma non rimasi in casa. Quei due occhi ammiratori mi avevano svelato un'altra cosa, oltre alla danza.
mi avevano svelato il senso e il sesso. Maria ha un atto di disgusto involontario che Aglaé avverte. Oh, ma tu sei pura e forse io ti ripugno. Parla, parla figlia, meglio a Maria che a lui. Maria è mare che lava. Facciamo un altro piccolo pit stop. Vedete, la storia di questa ragazza è storia di molte ragazze, ragazzine. La bellezza è una cosa molto, è un grande dono. In paradiso saremo tutti quanti bellissimi, quindi si consoli anche chi non ha avuto la grazia, insomma, di una particolare bellezza fisica. Il problema è che la bellezza può diventare la causa della rovina qui. E spero che ogni donna che ascolti questo racconto si confronti con questo racconto. Lo scavo anche psicologico che c'è, no? Un bel giorno danzai con i veli. Se danzi con i veli, danzi nuda. Non sai che qualcuno ti vedrà. Adesso, con l'arrivo dell'estate, ricominciamo, insomma, no? E noi siamo in un contesto culturale dove su questo io spero che tante donne cristiane reinteriorizzino tante cose e senza paura, né senza fare delle cose, insomma, evidentemente fuori luogo, no? Ma abbiano il coraggio di chiamarsi fuori da certe mode che non sono normali, meno che mai per una figlia di Dio. La donna che comincia a spogliarsi deve avere l'onestà morale, l'onestà intellettuale, l'onestà personale di confrontarsi con questa cosa. Ma non mi vergogno io. Non è che sono un'ebete, non lo so che se faccio così avrò sicuramente degli occhi che mi stanno addosso. Cioè, io da sacerdote questo lo devo fare, no? Quando vedo qualche figliolo, qualche ragazzina che comincia a fare, dico: guarda figlia mia, abbi pazienza. Io ti avverto, insomma, no? Anche perché te posso essere padre, perché mo purtroppo comincia ad essere un annetto. Sono stato un giovanotto pure io, sono stato giovane pure io, purtroppo. Cioè, qui non stiamo nel paradiso terrestre e né nel paradiso celeste, qui stiamo sul pianeta Terra. Qui c'è il peccato originale. Per cui se tu cominci a spogliarti, sappi che se ti vai davanti a un maschietto, 99,9 volte su 100, a meno che non c'è un santo davanti, cosa che non possiamo presumere, quel maschietto, se ti vede di fronte, darà degli sguardi molto attenti al primo piano, e se ti vede di tergo, darà degli sguardi molto attenti al piano terra, punto. E non sono sguardi semplicemente, come dire, neutri, per dire che bello, e finisce qui. Non è così. Una donna queste cose le deve, non può non saperle, e non può non pensarci, e non deve non pensarci, perché Dio queste cose le sa. E nel cuore lui vede. Se tu ti spogli, non totalmente, qualcuno ti guarderà, e quel qualcuno che ti guarderà ti risveglierà, certamente, dei moti, ti indurrà in tentazione, sicuro. Cioè, questo è ovvio, questo qui, cioè, non possiamo fare finta che non accada. Se sei una bambina innocente, come ancora era questa ragazzina, ti inizierà al male questo primo step. Se sei una brava ragazzetta che ancora il male non l'ha conosciuto, ti ci porterà dentro. Se sei più grandicella,
ti porterà a commettere dei peccati. Se c'è il marito, peggio ancora, perché ti porterà a commettere adulterio, eccetera, eccetera, capite? Allora, noi qui oggi, come ben sappiamo, siamo dinanzi ad una società dai costumi degenerati. Non solo i costumi sono degenerati, ma la cultura dominante non ci dà nessuna possibilità, non c'è, se non ci mette mai il nostro Signore, io ormai questo ce l'ho chiarissimo, non c'è nessuna possibilità che le tendenze cambino. Per cui dinanzi a una cosa di questo genere, quindi quando non si ha la possibilità di cambiare le leggi, di cambiare le culture, c'è solo una possibilità, solo una cosa da fare: il martirio. Il martirio nel senso etimologico, la testimonianza. La testimonianza è questa qui. Tutti fanno così? Non ho il potere di cambiare la cultura, ma ho il potere di chiamarmi fuori e di fare colà, in modo tale che chi mi vedrà si vedrà la pecora, la predica muta, senza voler giudicare nessuno. Io faccio colà. Lo stile con cui una donna si veste deve essere ben pensato, in coscienza davanti a Dio. Attenzione, sto parlando di una donna cristiana e non ci si può sbarazzare di questa cosa con scrollate di spalle. Siamo nel 2020, adesso cominciamo a fare i talebani che qua mo che mi devo mettere burka. Subito così fanno alcune anime, insomma, no? Che già se si agitano in questo modo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Questo è un punto che vale per tutti, per le donne evidentemente, per la intrinseca, cioè una donna non è come un uomo, questo le donne lo sanno, non è che non lo sanno molto bene, d'accordo? Per cui se un uomo si mette un paio di pantaloni attillati e si sbottona la camicia, vabbè, insomma, c'è qualcuno insomma che ha un po' di grilli per la testa, può essere pure, ma se fa la stessa cosa una donna, cioè, ma non è che uno vuole, cioè, che, perché d'accordo, è così, non c'è stato niente da fare, Allora proseguiamo un attimo il racconto, non proseguiamo un attimo il racconto, forse è meglio che ci fermiamo ancora, perché qui siamo ancora agli antefatti, quindi fermiamoci con questa bambina che dopo un'infanzia relativamente felice e serena, a causa dei condizionamenti dell'ambiente balordo, qui anche, no? Io non vorrei essere manco camicia ai genitori di oggi, però non posso dire... come ha detto prima Susanna, no? Meno male che io non sono genitore, perché non sarebbe carità. Allora io mi faccio vicino e solidale con tutti quanti i genitori, no? Però vediamo sta ragazzina, perché ha cominciato a... Perché c'era il teatro di Siracusa. Al teatro c'erano le mime, era un teatro pagano, è andata a scuola di danza e puntini, puntini, puntini. Io sto vicino, veramente mi faccio vicino a tutti quanti i genitori credenti, cattolici, diciamo così, che avvertono certe problematiche e che vorrebbero dare un'educazione e che sicuramente si trovano a combattere, come dire, a tribolare proprio, d'accordo? Perché oggi siamo proprio circondati, non si possono più dei figli dentro le campane di vetro, però non si possono manco consegnare proprio in pasto ai leoni, quindi a morte sicura. Per cui trovare un equilibrio, quindi trovare quel difficilissimo equilibrio educativo, al tempo stesso trasmettere dei valori, dare una certa libertà
come dire, controllata, senza che si facciano troppo male, discernere, sapere quali no fermi dire e invece su quale cose magari si può transigere. Quanto devono pregare i genitori, quanto devono essere vicini al Signore, quanto devono invocare l'aiuto della Madonna, perché è difficilissimo. Quindi io gli sono vicino a tutti quanti, coloro che sono sensibili, li abbraccio e gli sto proprio, sono con loro, prego per loro, insomma, capisco le difficoltà. Difficilissimo oggi anche fare il sacerdote, vi assicuro, insomma, e oggi è tutto molto molto complicato. Perché specialmente noi credenti stiamo di nuovo, questa era pure pagana pure lei, ma noi stiamo in un ambiente che è completamente paganizzata. Ecco, quindi innanzitutto prego tutte quante le, come dire, posso dire così in senso buono, sacerdotale, no? Ecco, le amatissime donne, giovani, giovanissime o grandi, ecco, che ascoltano queste cose, le prego, ecco, in ginocchio, se posso fare così, di pensarci bene a queste cose qui. Ci devono pensare. Devono mettersi davanti a Gesù e pensare bene e attentamente a questa cosa. E mi metto anche vicino a tutti quanti i genitori, prego per loro, perché possano aiutare i figli e le figlie a stare alla larga da quegli ambienti che li possono completamente corrompere, in modo tale che poi si ritrovano in una condizione che non si può fare più niente, come è successo a questa povera ragazza. Se mi posso permettere, è molto importante per i genitori, ma è anche molto difficile anche qui. Ci vuole l'arte delle arti, farsi vicino ai ragazzi, farsi amici, ma non fare gli amiconi, perché il genitore non è un amicone. Però vedete qui, la Madonna li ascolta questa ragazza, la fa parlare. Perché se un bambino o una bambina c'ha il terrore di parlare con i genitori, perché sa che se racconta che ha fatto una marachella, la prima cosa che riceverà saranno botte da orbi e castighi. Forse oggi in questi tempi non c'erano tanto questi pericoli, magari c'erano nei tempi in cui ero piccolo io, insomma, che se raccontavi certe cose, insomma, ti facevano una faccia così. A me mia madre me la faceva, insomma, quindi ecco, oggi magari non ci sono più, però se c'è un problema, però bisogna affrontarlo, e per affrontarlo bisogna parlarne, e per parlarne tu ti devi fidare, di sentire a tuo agio con la persona con cui parli. Ecco, va bene, vi prego, ecco, però ecco, mi sono fermato un pochino, no, perché certamente da questo racconto vedremo che emerge, si staglia l'immagine di Maria, Madre di Misericordia. Però questo episodio è veramente uno dei più belli di tutta l'opera, dei più edificanti, e contiene tanti spunti di riflessione per tutti. Per questo che mi sono voluto fermare. Queste sono sempre, non sono semplicemente, questa, lo sapete, no? Non è che io qui mi limito semplicemente a leggere un libro di spiritualità, perché il libro di spiritualità uno se lo compra e se lo legge, d'accordo? È una lettura che risente della deformazione professionale di un sacerdote. Il sacerdote, vedete, stamattina il mio caro vescovo ha fatto un incontro con i sacerdoti nel giorno del Sacro Cuore, ha detto una cosa molto bella e ha proposto delle riflessioni a noi sacerdoti, dove diceva: sentite ragazzi, andiamo a stringere, a che serve un pastore? Che dobbiamo fare noi? Qual è il nostro ruolo? Insegnare alle persone a fare una vita cristiana, punto. Presentarla, farne conoscere la bellezza e aiutarli a viverla, capite? Quindi è chiaro che c'è sempre un taglio catechetico. Ecco, quindi anche in queste, quindi è chiaro che questo taglio c'è e ci deve essere, almeno per quanto mi riguarda, no? Bene, ci aggiorniamo, se Dio vuole, alla prossima puntata.
buona festa del Cuore Immacolato di Maria a tutti e buona e santa domenica a tutti. Ave Maria.